Siamo davanti ai cancelli, però purtroppo chiusi, di Mercatone 1 qui a San Giovanni Teatino. Dobbiamo dire che 55 sono gli stabilimenti in tutta Italia, 3 in Abruzzo, non solo questo di San Giovanni, ma anche Scerne di Pineto e Colonnella. Sono 105 lavoratori praticamente al momento a casa. Ma di questo vogliamo parlare con Bruno Di Federico della Wiltux Abruzzo, con il sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci e con Lucio Cipollini della Filcams. Ma è vero che i lavoratori hanno saputo di essere stati in pratica licenziati da un messaggio su Facebook? E purtroppo sì, hanno avuto la bella notizia tramite i social il venerdì alle 22:40 e un po' tutti abbiamo visto questa, pensavamo una fake news, sinceramente, invece ci hanno confermato che hanno dichiarato il fallimento e i lavoratori si sono ritrovati a casa senza sapere nulla, senza stipendio, sospesi, sono in un limbo. E adesso a questo punto noi chiediamo che l'amministrazione controllata si riprenda tutti i lavoratori, anche quelli che erano stati licenziati, e si riprenda un percorso, uno con una cassa integrazione straordinaria e dopo lavorare che questi negozi riaprano con qualche magari dirigente o azienda sana. Passiamo al sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. Lei ha incontrato i lavoratori che ringraziamo, qui sono di picchetto da venerdì, lo erano, lo saranno anche oggi pomeriggio. Da 4 anni il comune a fianco i lavoratori di Mercatone 1 anche stavolta. Beh, mio malgrado aggiungerei, certo, noi siamo al fianco dei dipendenti, siamo al fianco di quelle maestranze che oggi non hanno una certezza del lavoro, però siamo anche qua per fare un appello perché io proprio oggi ho ricevuto delle telefonate da parte dei consumatori che non hanno visto consegnata la merce. Quindi approfitto per dir loro di rivolgersi alle associazioni che tutelano i consumatori per quanto riguarda le vendite. Invece al governo di garantire a questi dipendenti gli ammortizzatori sociali. Io parlerei con Lucio Cipollini della Filcams, al quale voglio dire, voi avete fissato un incontro per mercoledì con l'assessore Febbo, vero? Sì, noi abbiamo un incontro mercoledì in regione, andremo lì perché noi chiediamo che la regione si faccia portavoce di questa vertenza. In realtà è già successo qualche anno fa che la regione, probabilmente la regione Abruzzo, è stata la prima ad attivarsi per la vertenza Mercatone, qualche risultato è arrivato, per cui noi insisteremo su questa strada, speriamo che da tutti i territori venga questa richiesta istituzionale.